Buonasera, benvenuti. E questa sera noi presentiamo Medio Oriente in Fiamme, un libro di Umberto De Giovannangeli che è qui accanto a noi. Già mi ha raccontato qualcosa e insomma vi garantisco che il tema può sembrare un pochino, come dire, impegnativo, ma lui ci saprà ben intrattenere. Donatella Coccoli, direttrice editoriale di Left. Ho sbagliato? No. Vabbè, non protestate, ascolta. E Fulvio Iannaco. Io colgo sempre l'occasione per ringraziare la libreria, il direttore che questa sera non può essere tra noi perché ha un impegno familiare. Ringraziamo loro, che sono gentilissimi, molto carini. Vi raccomando sempre di lasciare la corsia libera per una questione di sicurezza. E niente, allora iniziamo. Allora, mi sentite? Sì. Allora, grazie a Licia, grazie alla libreria Feltrinelli e grazie all'Asino d'Oro per questa presentazione. Qui c'è Rossana Cecchi, il direttore editoriale. Stasera siamo qui per presentare questo libro Medio Oriente in Fiamme. Sono molto contenta perché sono tra due uomini, due grandi studiosi, Umberto De Giovannangeli, che conoscete, è uno storico inviato dell'Unità, collabora con l'IMES, con Left, autore di tantissimi libri e che è un grande raccontatore di fatti, soprattutto del Medio Oriente. È un grandissimo esperto di geopolitica, il suo sguardo riesce a cogliere avvenimenti ma anche dinamiche interne agli stati, mettendoli in correlazione anche tra di loro. Quindi con lui sono contenta perché offrirà un'analisi, come ho dedotto anche dal libro, sui fatti che in questo periodo ci interessano moltissimo, perché è solo di qualche giorno fa l'attentato al Bardo in Tunisia. La nostra politica interna è condizionata anche dai fatti che riguardano il Mediterraneo, dalla assenza anche di politica che negli anni ci ha caratterizzato rispetto al Mediterraneo. Quindi lui, diciamo, è prezioso perché ci farà un'analisi anche del perché siamo arrivati a questo punto, tratteggiando, io poi farò anche domande, anche voi farete domande sulla storia di questi ultimi 50 anni, si potrebbe dire, no? Perché la decolonizzazione comincia negli anni 50-60 e con strascichi i cui effetti li vediamo adesso. Quindi ok, De Giovannangeli è il nostro cultore dei fatti, della geopolitica e della storia. Poi abbiamo Fulvio Iannaco, che è uno studioso del pensiero, invece è un professore di filosofia, è uno studioso di Hegel e cura un blog culturale e politico. Quindi da lui ci è... sì, cura un blog, ho detto cura un blog di cultura politica. Quindi da lui vedremo, sentiremo analisi sul pensiero, proprio sempre su quest'area delicatissima del Medio Oriente, che, ripeto, ha un'influenza notevole anche sulla nostra politica e sulla nostra cultura. Quindi una serata, io spero, da cui potranno uscire delle risposte che vanno anche al di là dei fatti,
che magari conosciamo perché bombardati da notizie ogni giorno, ma che ci permettono di capire perché siamo arrivati a questo punto e che cosa c'è dietro. A me, ecco, vi dico solo una cosa e poi passo la parola a loro che avranno molte cose da dire. Mi ha colpito il fatto che quest'area politica è caratterizzata da due elementi. Uno è quello appunto di geopolitica, cioè questi stati, noi stiamo parlando di stati che sono nati a tavolino dalla volontà politica delle potenze occidentali, quindi è come se ci fosse una razionalità nel tratteggiare questi stati. Non a caso, se guardate la cartina geografica, sono disegnati i confini con la riga, cioè, quindi sono stati spazzati via popoli con le loro culture, le loro lingue, divisi, smembrati in diversi stati a tavolino, quindi con una razionalità politica pazzesca. L'altro fatto che mi ha colpito è che questi popoli sono vittime di una di un secondo, diciamo, elemento che invece non è tra virgolette razionale, però poi vediamo se c'è una alleanza con quella razionalità diciamo statuale delle potenze occidentali, che è il discorso della religione. Quindi politica a tavolino, che diciamo ha generato quest'area dal punto di vista politico, e dominio di un pensiero che in qualche modo modifica la politica di questi stati. Quindi io adesso comincerei con Fulvio, che invece che ci racconterà proprio un discorso di storia del pensiero. Ok? Buonasera. Quando ho ricevuto questo invito, questa proposta di presentare con Umberto De Vannangeli questo nuovo libro, non ho potuto dubitare che da me non ci si aspettava certamente una competenza di media orientalistica o di geopolitica. Se la casa editrice, che ovviamente avrebbe... che ovviamente avrebbe potuto facilmente procurarsi il contributo di un media orientalista, ha chiamato me, è evidente che si aspettava un tipo di studio diverso da quello. Io quindi non so se è il caso, a questo punto non lo so, mi chiedevo se forse Umberto avrebbe preferito cominciare lui, non so, io comincio volentieri, però certamente io non comincio col racconto delle storie e delle vicende che poi Umberto ci racconterà. Io ho preparato un breve testo, sempre che riesco a entrare con la pasta del mio computer. Sì, sono riuscito. Che parte dalla lettura, dallo studio, dal piacere di aver letto il libro di Umberto Vannangeli, e che cerca appunto, sulla scorta di questo tipo di lettura, di osare alcune riflessioni su ciò che dietro questi eventi, che così, come del resto dico nel testo che leggerò, Umberto Vannangeli da molti anni ci fornisce attraverso il suo serissimo e documentatissimo lavoro, l'occasione per capire qualcosa di più o per legarsi ad un tipo di pensiero su che cosa appunto sta dietro questo ambito culturale e tematiche che ci riguardano appunto, almeno per quanto nostro, per questo nostro far parte di questo tormentatissimo bacino del Mediterraneo. Ho dovuto prendere il computer perché non avevo più un chiostro, quindi lo leggo direttamente dallo schermo, non so se la cosa dà noia a qualcuno, per me. Siamo certamente in tanti a seguire con attenzione e da tanti anni il lavoro di Umberto Di Giovannangeli, anche prima di quest'ultimo suo libro che l'Asino d'Oro ha meritoriamente appena pubblicato. Anche nei purtroppo non rari giorni nei quali sull'Unità non trovavamo proprio niente da leggere, anche negli anni in cui quella gloriosa testata non era caduta ancora nelle mani di Matteo Renzi, di Francesco Bonifazi e dell'editore di Stoppe di Miracoli, che ci ha promesso che pubblicherà appena possibile le foto della Pascale nuda, gli articoli e le interviste di De Giovannangeli attiravano sempre la nostra attenzione e il nostro interesse. Era
per la drammatica vicinanza, non certo solo geografica, che ci lega strettamente oggi, e in verità da secoli di storia, ai mondi umani dei quali De Giovannangeli, con competenza straordinaria, ha sempre indagato e raccontato vicende e contraddizioni, ed era perché le informazioni che lui sempre trovava e ci offriva ci permettevano di orientarci e di capire di più. Ed era perché, con i suoi pezzi, eravamo certi di trovare obiettività ed anche uno stare senza esitazioni di infingimenti dalla parte degli oppressi, che sono sempre, ancora oggi, i più numerosi, ma anche quelli sempre che hanno una voce più flebile. Conoscere è potere. Ma nel nostro mondo contemporaneo tale potere non è in realtà pienamente disponibile ai più. Il quasi unanimismo filogovernativo che chi d'abitudine come me tutti i giorni deve leggere molti giornali constata ne è la dimostrazione palmare. Il controllo oligopolistico dei canali informativi, le tecniche di distrazione di massa, l'autocensura e la corruzione diffusa trasformano anche cronisti che conosceranno bene il proprio mestiere in corribanti dei poteri forti, che sono quelli che pagano di più o dai quali ci si attendono privilegi e favori. Umberto De Giovannangeli no. Lui è tra le eccezioni che ci fanno ancora sperare in un altro mondo possibile in cui l'informazione non sia utilizzata sempre per gli scopi, talvolta persino abietti, del paperone di turno, nei campi in cui si occupa e che per una professionalità pluridecennale conosce molto bene, ci racconta la verità. Ed è molto più di quanto di solito accade. Questo libro ci serve e merita certamente di essere letto e diffuso in un contesto specifico e di grandissima rilevanza per le nostre vite, per la pace nella quale speriamo di poterle condurre, ci racconta la realtà come altri non ce la raccontano mai e quindi forse ci permette di pensare, ci permette di decidere anziché continuare a delegare la nostra capacità e possibilità di decidere. Conoscere i fatti, cioè avere un rapporto il più possibile esatto con la realtà, è la precondizione indispensabile per pensare. Conoscere i fatti in una dimensione più ampia permette di pensare in modo più ampio. Ma se appunto, come accennavo prima, la casa editrice ha chiesto a me di partecipare a questa presentazione, non è stato certo perché non avesse la possibilità di chiederlo ad un esperto di geopolitica o a un bravo medio orientalista. Perché io non sono certo un medio orientalista, ma mi occupo di storia del pensiero. E allora, dal mio punto di vista, cercare di pensare il pensiero che sta dietro ciò che Giovannangeli studia e racconta, significa certamente, inevitabilmente, constatare e dire che quel pensiero è il pensiero del monoteismo. Ernesto De Martino scrisse una volta che l'amore per Dio è l'esatto opposto, perché con esso è incompatibile, dell'amore per gli uomini. Ed in effetti lo studio del monoteismo ci costringe di fronte all'evidenza che nella storia dell'umanità è al monoteismo che si associa sempre e sempre si è associato l'acme della capacità di violenza e di ferocia che gli uomini hanno tragicamente saputo esprimere migliaia di anni fa come oggi. Anche Feuerbach, quando studiava l'origine delle religioni non cristiane, constatò che era proprio il monoteismo la forma di religione certamente più distante dalla naturale condizione della vita umana. Quando il tuo Dio è magari lo spirito dell'antenato, o anche è il Dio del tuo villaggio o della tua tribù, il Dio dell'altro villaggio o della tribù che vive al di là del fiume, o al di là delle montagne, è in fondo un cugino, un collega, si parlano. Questo non significa allora che non ci possano essere motivi di scontro, di violenza fra le due tribù, per contendersi risorse e per qualsiasi altro motivo di solito sempre molto concreto, ma è quando il tuo Dio è diventato nella tua mente niente di meno che l'unico vero Dio di tutti, il solo Signore, Creatore e Provveditore del cielo e della terra. È appunto con il monoteismo che diventa impossibile accettare chi è diverso da te. Perché allora quello che non è più soltanto e semplicemente un diverso da te è diventato un opposto incompatibile.
apostata e bestemmiatore, va dunque costretto alla conversione o altrimenti eliminato. Prole inetta, come è stato detto, è alla nascita, con la pulsione di annullamento, che inizia l'alienazione religiosa degli esseri umani. Questo neanche Feuerbach l'aveva capito. Il nulla creato fuori di sé da quella pulsione all'origine della nostra vita sarà poi il Dio che terrificati adoreremo e per il quale il diverso da noi diventerà il nemico. Se l'accoglimento e l'affetto del mondo umano intorno a noi non avranno saputo curarci presto da quella alienazione. I monoteismi sono tre e ciascuno racconta una propria mitologia che ingloba quella precedente, affermandosi come superamento di essa. Hegel infatti ne trasse ammaestramento per la sua Aufhebung. In una concatenazione storica potente ci conducono fino al Novecento e fino ad Heidegger e al nazismo ad un massimo storico terribile, come stiamo studiando, che può giungere alla capacità di annullamento più estesa e tragica della quale il nostro stesso tempo del XXI secolo non ha saputo ancora curarsi. Il primo, la fonte di tutto, fu l'ebraismo. Nel suo libro sacro, in realtà di compilazione medievale, la Bibbia, racconta di un Dio che si sceglie un popolo fra i tanti e gli regala delle terre per viverci. Ma queste terre sono occupate, quindi ordina al suo popolo di uccidere tutti coloro che le abitavano in precedenza, senza risparmiare nessuno, né uomini, né donne, né bambini. A parte qualche caso in cui vengono risparmiate ragazze vergini da spartire fra le tribù di Israele o prigionieri da usare come schiavi. In cambio quel popolo dovrà mantenersi puro, non dovrà cioè mescolarsi con gli altri popoli, lo adorerà, gli offrirà frequenti sacrifici, gli garantirà per sempre assoluta obbedienza, anche di fronte alle sue pretese più assurde, in attesa di un cosiddetto Messia che lo guiderà un giorno al più pieno trionfo su tutti gli altri popoli. Il secondo monoteismo è il cristianesimo. Una setta ebraica che Paolo di Tarso, utilizzando abilmente molti contenuti, immagini e stilemi di quello, seppe avviare alla conquista totale del più grande di tutti gli imperi di quei tempi, l'impero romano. Nella sua mitologia, Dio concepisce in una vergine un proprio figlio, che però in verità è lui stesso, come lui stesso il cosiddetto spirito, unità di entrambi. La sua nuova e, tra virgolette, molto ipocrita legge dell'amore, che è in essenza anche qui obbedienza, rinuncia e sottomissione a quel Dio geloso, condurrà i fedeli nel corso dei secoli alla di gran lunga più ampia e terribilmente efficiente serie di violenze, stragi e massacri che la storia dell'umanità abbia mai conosciuto, come incontestabilmente documentano gli 8 volumi della storia criminale del cristianesimo di Karlheinz Denschner. Chi non è con me è contro di me, io sono venuto a portare la spada, sta scritto infatti. Il terzo fu appunto l'Islam. Una grandiosa rivolta che dilagò inarrestabilmente contro quell'impero, già romano e ormai in quel tempo cristiano, di cui partì la conquista, alla conquista sulla base della radicalizzazione del monoteismo e dell'egualitarismo, solo troppo parzialmente pronunciati dai cristiani. In una serie di secoli dilagò nel bacino del Mediterraneo e in Asia e produsse ricchezza, conoscenza, tolleranza, bellezza, ma quando ebbe posto le basi di una potenza che pareva incomparabile, repentinamente si arrestò nel proprio sviluppo e presto iniziò una propria drammatica e inarrestabile decadenza. Il progresso delle tecniche e delle scienze. Un Dio che aveva creato un mondo caratterizzato per se stesso. Scusate, ho fatto un salto di riga, che vergogna. Ricomincio dal punto giusto. Il progresso delle tecniche e delle scienze a quel punto presupponeva infatti la necessità di poter pensare la ripetitività, la prevedibilità dei fenomeni naturali,
non si poteva progredire ulteriormente senza il concetto di leggi della natura. Se il pensiero cristiano si era immaginato un Dio che aveva creato un mondo caratterizzato per se stesso da proprie autonome leggi, volute sì da Dio, ma una volta date con la creazione, poi sempre quelle, leggi appunto che gli uomini avrebbero potuto allora proporsi di scoprire, conoscere e utilizzare per i propri scopi, confidando sulla ripetitività di esse, il pensiero islamico, appunto per la radicalizzazione del monoteismo che lo caratterizzava, vedeva come una bestemmia pensare che una qualsivoglia cosa potesse vincolare in qualche modo, con qualche misura, l'assoluta onnipotenza di Dio. Neanche leggi da Dio stesso create. Pensare che la macchina che ho inventato e poi costruito continuerà a funzionare sempre e comunque, perché la teoria con cui l'ho inventata si basa su leggi di natura immutabili, pareva obbligare Dio a limitare la propria onnipotenza, una bestemmia appunto. Gli islamici dicono sempre inshallah, ci vediamo domani, sempre che Dio lo decida. Se sorge il sole è perché Dio l'ha deciso quella volta lì. Fu in Europa allora che nacquero e si svilupparono le scienze applicate e le tecniche. Ebbe così inizio uno straordinario progresso europeo ed occidentale del dominio, della ricchezza, degli armamenti, delle tecniche e dello sfruttamento della natura e dell'uomo. E l'Islam, invece, vide arrestarsi la propria spinta propulsiva e dall'epoca del Rinascimento europeo iniziare tristemente la propria decadenza. Così, nel prosieguo del tempo verso la modernità, ebraismo e cristianesimo, in modi non identici, poterono però convivere con lo sviluppo del capitalismo e produrne la crescita e il dominio egemonico. L'Islam no. Quando giungiamo all'età dell'imperialismo, nel passaggio tra 800 e 900, i giochi ormai erano praticamente tutti fatti. La forza della cultura ebraico-cristiana occidentale, della tecnica, dominava ormai quasi tutto il pianeta. Coloro che nel mondo islamico, arretrato e dominato da poteri autocratici con connotazioni spesso ancora persino medievali, aspiravano al progresso, guardavano all'Europa e all'Occidente come si guarda un padre che avrebbe il dovere di aiutarti amorevolmente a crescere, a scoprire e costruire le strade della democrazia e dell'autogoverno. Nel primo conflitto mondiale, le potenze dell'intesa anglo-francesi, certamente abbastanza prese dai combattimenti contro forze potenti in Europa, delegarono completamente alle armate arabe, ci ricordiamo allora d'Arabia, la guerra in Asia contro l'impero ottomano, promettendo loro in cambio, a guerra finita, la costituzione di stati arabi nazionali, lo sviluppo e la modernità. Ma quella promessa non fu mantenuta, quella speranza andò delusa. A conflitto finito, gli arabi si ritrovarono sì a vivere in una serie di stati cosiddetti arabi, dai confini decisi comunque altrove, ma la dominazione ottomana era stata solo sostituita e semmai certamente ammodernata e resa più efficiente da quella anglo-francese, era il neocolonialismo. Il loro mondo di vasti spazi era stato lottizzato e spartito tra le potenze imperialistiche. Il loro potere sulle proprie personali vite non era affatto aumentato. Dopo il secondo conflitto mondiale, poi, quelle stesse potenze occidentali, ancora una volta vincitrici, questa volta insieme all'Unione Sovietica di Stalin di allora, tentarono di liberarsi del proprio senso di colpa per non aver saputo impedire lo sterminio nazista degli ebrei e non infrequentemente per la propria complicità con quello sterminio, ammettendo che uno Stato ebraico si costituisse in Medio Oriente e che, come nei tempi biblici, adesso fu la tragica Nakba, da quelle terre venissero scacciate tutte le popolazioni che fino ad allora vi risiedevano da tempo immemorabile. La possibile fiducia araba nell'Occidente, nella consapevolezza e nell'amore per il proprio grande passato, aveva ricevuto così, in tutta la prima metà del Novecento, una serie di colpi dai quali non ha potuto tutt'oggi ancora riprendersi.
Il padre che avrebbe potuto e dovuto insegnarti a camminare e a leggere si era rivelato una nullità e un affettivo violento ed egoista. Colpiti crudelmente nella propria fiducia, nel proprio orgoglio e nel proprio senso di dignità, gli arabi cominciarono ad odiare l'Occidente. Noi, diversamente da altri, accostiamo i fatti di cui veniamo a conoscenza alla certezza scientifica irriducibile di una comune natura, di una comune ed eguale nascita degli esseri umani. Non crediamo a diversità di valore e di natura fra gli uomini e i popoli. Su queste basi pensiamo. Le rivolte arabe di cui ci racconta Umberto De Giovannangeli, la rivoluzione che a quanto lui ci racconta è in marcia, nonostante le tante sconfitte e gli arretramenti, le elementi nei cuori di quelle donne, di quegli uomini, hanno, ci dice, come fari due parole. Quelle due parole sono libertà e dignità. Ma non sono forse le stesse parole sulle quali si riempiranno domani le piazze di Roma per la manifestazione nazionale della Fion Ghilandini e delle altre componenti che vogliono costruire la coalizione sociale? Non sono le stesse parole che orientano tutte le settimane il lavoro dei redattori di Left, l'unica voce di sinistra che nella generalizzata palude dell'informazione nel nostro paese è possibile trovare nelle edicole della Repubblica? La libertà è il libero pensiero, volontà e capacità di sottrarsi alla omologazione rassegnata e tristemente realistica che tutta la stampa e tutte le televisioni tentano di imporci quotidianamente. La dignità è affermazione e rivendicazione personale e collettiva del valore di ogni donna e di ogni uomo, le cui esigenze non sono disponibili alle ferree necessità e alle compatibilità che un sistema oppressivo vorrebbe farci credere come naturali e ineluttabili. I giovani e le donne nelle strade di Aleppo, nelle piazze del Cairo, di Tunisi, sono i nostri fratelli e sorelle. Abbiamo le stesse facce, facciamo gli stessi sogni, parliamo la stessa lingua. Abbiamo le stesse radici, la lingua che usiamo per dire ti amo, per dire non ti capisco, tu non mi capisci, trae le sue origini dal medesimo passato comune, dalle medesime radici greche ed arabe. Di libertà e di dignità sentono la mancanza loro come noi. Abbiamo bisogno di innamorarci di quelle donne, di quei giovani che hanno gridato nelle piazze, di riconoscere e combattere invece insieme i nostri comuni nemici. Un nostro comune nemico è il monoteismo, ebraico, cristiano, islamico che sia, che in virtù della sua propria certezza delirante, in ogni momento della storia, alternandosi in una danza macabra, ha prodotto sempre il massimo della violenza possibile, sempre una cieca ferocia. Dallo sterminio cristiano di tutti gli abitanti di Gerusalemme all'epoca della prima crociata, al massacro degli innocenti di Gaza l'anno scorso, agli sgozzamenti di oggi in Siria. Il nostro comune nemico è anche l'arroganza dell'etnocentrismo, della egemonia di un pensiero anaffettivo, razionalista e illuminista che ha fallito, perché al di là delle proprie ipocrite dichiarazioni parolaie ha saputo produrre sempre e solo altra violenza e altro sfruttamento. Quello che esecra sgozzamenti e massacri, e magari è vero non si sporcherebbe mai le mani di sangue, ma trova assolutamente naturale e normale che lo standard di vita di una donna o di un bambino di Parigi, Londra o Milano sia abissalmente differente da quello di una donna o di un bambino di Islamabad, Mumbai, Damasco, Erbil o Abuja. Quello che non si sente per nulla responsabile dell'incremento drammatico della mortalità infantile in Grecia della crisi di oggi, in virtù della difesa dei propri standard o dei propri succosi profitti, o delle migliaia di giovani migranti miserevolmente affogati nel nostro mare Mediterraneo. La disperazione e la mancanza di qualsiasi prospettiva per sé e per i propri nati producono follia e violenza. La paura di cadervi dentro produce anaffettività e crudeltà.
donne e uomini si odiano senza altra prospettiva che quella di odiarsi. Ritrovare invece l'uguaglianza originaria di ogni nascita e con essa di ogni esistenza umana è l'unica prospettiva possibile che vogliamo. Nel libro di Umberto di Giovannangeli, che presentiamo oggi, si racconta anche di un giovane jihadista inglese, Azael Nasser, di Cardiff, che nel predisporsi a compiere orrendi violenze contro i propri simili, ha detto: voglio morire, solo Allah conosce la verità dietro le parole. Lui certo è un folle ed un assassino, ma scoprire attraverso il rifiuto di ogni religione e la laicità oggi di tante donne tunisine ne è forse un possibile segnale che la verità dietro le parole non è certo nella morte che lui cerca, né nella mente di Allah, ma non è neppure nel trionfo della razionalità illuministica capitalistica e raffettiva occidentale, e può invece essere contenuta nello sguardo e nel sorriso che può spingere una donna di Roma o di Grenoble fra le braccia di un uomo di Abuja, di Peshawar, è la nostra più grande speranza. Di speranze, di fallimenti anche dell'Occidente. E passerei la parola a Umberto, non lo so se hai trovato delle suggestioni dal discorso di Monte, di Fulvio, non lo so, io pensavo anche se ti può servire per, come pista, il discorso del tradimento dell'Occidente e al contrario, quindi se vuoi tratteggiare questo, ma soprattutto riportando anche all'oggi, quanto questa ricerca di libertà e dignità di cui ha parlato Fulvio e che sono state le due parole chiave delle primavere arabe, no? La parola dignità era quella più esibita, più richiesta, quanto questa richiesta di diritti ci unisce e quanto per l'Occidente risolvere o comunque avvicinarsi a questa terra così vicina, lambita dal, poi per noi ancora di più perché facciamo parte di quel contesto culturale, storico, quanto può servire anche a noi. Cioè, forse, non lo so, ti ho chiesto troppe cose, ma... Io innanzitutto ringrazio davvero Donatella, Fulvio, solo per la gentilezza, per aver accettato di essere qui con me, ma anche per la curiosità, la passione intellettuale, diciamo, che connoto il loro lavoro, insomma, e lo dico con sincerità, come il ringraziamento per Rossana, perché davvero è l'anima di questa casa editrice, è l'anima, non è soltanto un'entità astratta ma anche una capacità organizzativa straordinaria. E io vorrei dire innanzitutto una cosa, una premessa: ci sono nei momenti della vita di una persona, soprattutto dal punto di vista professionale, il momento del bilancio, no? A me è capitato doverlo fare quest'estate, quando c'è stato quello che io definirei l'assassinio politico del giornale per cui ho lavorato per scelta, non per obbligo, per quasi 30 anni. E allora in quel caso devo dire che scrivere questo libro è stata davvero, questo è un ringraziamento che non potrò mai smettere di fare a Rossana, è stato anche un momento per vincere la depressione. E però poi mi sono anche un po' guardato indietro. Vedete, fare il giornalista di esteri non ti fa far carriera, soprattutto in un paese come il nostro, dove la curiosità per certi fatti
non è straordinaria, basta vedere come vengono trattate le vicende internazionali sui grandi giornali. Se non c'è l'evento macabro, stanno a pagina 24 quando va bene. Se vuoi far carriera è forse più facile frequentare il transatlantico e magari legarti al politico di turno, però quando c'è un momento in cui uno deve trarre un bilancio, io considero ancora, se c'è qualcuno di voi che magari ha ancora la passione di fare questo mestiere, nonostante tutto, di scegliere di occuparsi del mondo, perché magari ti capita di poter dire a un certo punto, alla fine di un'esperienza, io ho avuto la fortuna per 3-4 volte nella mia vita di dire ero al posto giusto nel momento giusto, anche se tragico, perché in quel momento io ho assaporato la storia. A me è capitato la sera in cui ero in Piazza dei Re di Tel Aviv quando assassinarono Yitzhak Rabin, mi è capitato quando Yasser Arafat tornò a Gaza dopo gli accordi di Oslo-Washington, mi è capitato nei giorni di Piazza Tahrir quando milioni di ragazze e ragazzi riuscirono a riscoprire la bellezza e l'importanza della piazza, tant'è vero che Time dette la copertina alla piazza, no? E non quando si pensava invece che la politica fosse soltanto realtà virtuale, Twitter o cose di questo genere. Ecco, in alcuni di questi momenti io ho ringraziato di aver fatto questa scelta che non mi ha fatto far carriera, ma però mi ha fatto assaporare dei momenti straordinari che resteranno nella mente e nel cuore. Ecco, fatto questo spot alla politica estera e al suo senso, che ancora oggi lo ha, io vorrei dire soltanto due cose, perché poi magari sarebbe interessante, ci sono delle curiosità per fare. Innanzitutto il libro, il titolo, non è una metafora. Il Medio Oriente è il grande Medio Oriente è davvero in fiamme, e lo è, perché è un vecchio mondo ormai entrato definitivamente in crisi. La tragedia è che il futuro rischia di essere il passato, è un passato, ne parlava bene Fulvio, dominato da un pensiero che a noi può sembrare irrazionale, ma che pure detta la vita e la morte di centinaia di migliaia di esseri umani. Lo è davvero in fiamme, e queste fiamme stanno corrodendo, distruggendo quelli che erano degli stati-nazione, che sono nati, come diceva Donatella, da un pensiero e da un'azione coloniale, ma che pure esistevano. Non esistono più questi stati, sono i cosiddetti stati falliti. Ogni giorno ne aggiungiamo uno al nostro elenco: la Libia, la Siria, l'Iraq, lo Yemen. Quello che sta accadendo oggi nello Yemen purtroppo scompare dalle nostre cronache quotidiane, perché oggi l'interesse spasmodico è scoprire cosa c'era dietro la vita e la morte del pilota depresso. Facevo una battuta, per fortuna che non si chiamava Ibrahim, perché sennò avrebbero detto che era un terrorista islamico seppur depresso, perché gli stereotipi sono tragici, diciamo, nella nostra pseudo cultura o nella nostra pseudo informazione. Ma questi sono stati falliti, e dietro a questi stati falliti ci sono popoli, c'è un'umanità sofferente che magari prova a fuggire da questi inferni mettendosi nelle mani dei trafficanti di esseri umani, che poi, a me capita, sono dei numeri che si accrescono di giorno in giorno. Però voi pensate che cosa può essere la vita di persone che magari si imbarcano dentro dei gommoni e spesso finiscono nel fondo del Mediterraneo. Pensate soltanto, e lo sanno, che rischiano, ma pensate da che cosa fuggono per rischiare la vita imbarcandosi dentro quelle carrette, delle carrette del mare. Non sono solo numeri, sono storie, sono volti, sono vite, sono sofferenze. Noi purtroppo non siamo in grado, non siamo capaci, non siamo interessati
Left ci prova e diciamo a dare dei volti, diciamo dei nomi a queste storie. Ecco, questo lo dico magari ai più giovani che magari sono interessati a questo tipo di giornalismo. Questo è il giornalismo narrativo. In Italia non esiste questo genere, negli altri paesi più evoluti davvero esiste, cioè quello di far capire le vicende di un popolo attraverso la storia di una persona. Dai un nome, dai un volto, dai un racconto a questa persona e scopri la sofferenza, la tragedia che i numeri non ti possono dare. Cioè, noi possiamo dire, si parlava della Siria prima, la Siria è un paese che è stato ridotto a macerie, è un paese di profughi, un paese di 22 milioni di abitanti, di cui 11 milioni sono rifugiati o sono profughi dentro e fuori il loro paese. Sono milioni di bambini, ma per noi sono numeri. Pensate quanto è importante invece magari dare una storia, un volto a ognuno di questi, almeno a una di questi 11 milioni di disperati. Secondo me quello è il vero, è il vero, è il vero giornalismo. Ma io penso che, diceva Donatello, il grande tradimento, è vero, perché vedete, noi abbiamo spesso raccontato quei mondi come se a confrontarsi fossero soltanto due forze, i regimi cosiddetti moderati, che poi non si capisce moderati rispetto a quale categorie del nostro pensiero. Per esempio, vorrei sapere e capire se quello dell'Arabia Saudita, a parte diciamo così il finanziamento che la dinastia Saud ha fatto di quelle che sono state poi le filiere jihadiste e al-qaediste, insomma, non è un caso che 11 dei 12 dirottatori kamikaze dell'11 settembre fossero sauditi, e non è un caso che Osama Bin Laden nasce proprio nella terra del wahhabismo, cioè dell'integralismo portato alla massima potenza, che nasce nella dinastia Saud, che però è la stessa che poi si compra Harrods, che poi si compra diciamo così magari anche palazzi a Milano piuttosto che altri importanti modelli della cultura occidentale, ad esempio nell'alta moda in Europa. Ma noi abbiamo pensato che in quel mondo possa essere soltanto il mondo popolato di generali e di califfi, non c'è, o di regimi moderati, che poi appunto, pensando all'Arabia Saudita, vorrei chiederla a una donna quanto sia moderato dovere, diciamo così, anche fare una battaglia di libertà guidando una macchina, perché lì non ti è permesso di fare. Ecco, noi abbiamo pensato che in quel mondo dei regimi corrotti, dispotici, liberticidi, fossero il male minore. Noi siamo stati, come dire, e noi saremmo sepolti da questa idea del male minore. Perché noi, per esempio, in Egitto sapevamo che cosa erano i 30 anni di Hosni Mubarak, che pure è sempre stato considerato un moderato, no? 30 anni in cui lo stato d'emergenza era diventata normalità, in cui tu eri messo in galera, diciamo così, se magari osavi opporti a quel regime. 30 anni di normalità, uno stato di emergenza. Ma pensate alla Tunisia, Ben Ali, nei giorni in cui esplodeva, perché lì nasce tutto, in Tunisia, la rivoluzione Jasmina, la rivoluzione dei Gelsomini, uno allora ministro degli esteri italiano, allora era Frattini, il governo Berlusconi, in un'intervista al Corriere della Sera affermò che Ben Ali era un argine al fondamentalismo, e addirittura lo stesso impavido ministro degli esteri rincarò la dose qualche settimana dopo, affermando che il modello di Gheddafi era un modello di riformismo che in qualche modo doveva servire come esempio ai paesi del Maghreb. Ecco, questo era un nostro ministro degli esteri. Questa idea del male minore fu quella che portò tanto tempo prima gli Stati Uniti d'America
ad armare Saddam Hussein, perché il gas con cui furono gasati i curdi non è un'invenzione del califfo Ibrahim Mubarak al-Baghdadi, ma fu il gas che fu fornito dall'Occidente, perché allora Saddam Hussein era un argine. Era l'argine rispetto alla penetrazione del Khomeinismo, diciamo, nel mondo arabo. Diffidate del fatto che quando sono stati assassinati, per esempio, Gheddafi o impiccato Saddam Hussein, era per volontà dei popoli? No, perché sono stati eliminati dei testimoni scomodi. Pensate che se portati davanti a un tribunale, ad esempio dell'AIA, cosa avrebbero potuto raccontare Saddam o Gheddafi dell'appoggio dell'Occidente? Oppure, ad esempio, per quanto riguarda Gheddafi, del finanziamento della campagna elettorale di Nicolas Sarkozy, colui che volle, diciamo così, la guerra in Libia, che con i diritti umani non c'entra assolutamente niente, casomai c'entra con i diritti petroliferi, come adesso avviene anche nello Yemen. Per quello basta vedere in una cartina geografica dov'è lo Yemen, che per capire l'importanza strategica decisiva che ha per la bolletta energetica dell'Occidente. Ecco, io credo che noi, la nostra responsabilità è stata quella, dico noi in questo senso più ancora che dei politici, anche dell'informazione, di non aver raccontato che in quel mondo c'era una terza via, ed era quella della società civile. Non a caso in prima fila erano le donne, Donatella lo diceva molto bene, coloro che si erano dovute ribellare ad una doppia oppressione, quella dei regimi al potere, ma anche di società patriarcali, società in cui ad esempio l'omicidio per il delitto d'onore ti faceva sì che tu non eri neanche condannato, diciamo, ma potevi uscire fuori. Pensate che le donne sono diventate un simbolo di quel mondo. Noi parliamo delle rivoluzioni arabe, delle primavere arabe, ma la prima di queste primavere era quella dell'onda verde iraniana, e non è a caso è stata una giovane donna la prima ad essere uccisa lì, prima ad essere assassinata. Non sarà un caso se queste rivoluzioni hanno avuto come fossero coniugate al femminile. Non c'è niente di casuale. Io un altro momento fortunato era stato quello di aver seguito per il giornale la conferenza su popolazione e sviluppo al Cairo. 12 giorni durò, era straordinario perché tutto il mondo si mette convegno lì. Allora parteciparo per gli Stati Uniti d'America Al Gore. Al Gore allora era il vicepresidente degli Stati Uniti ed era presidente era Bill Clinton. Io ricordo che assistette a un dibattito emozionante di due grandi donne. Una era la ministra, la prima ministra norvegese, donna protestante, donna. Lì hanno fatto una rivoluzione. Tanto è vero che lì l'etica protestante fa sì che alcuni ministri si sono dimessi perché avevano copiato una tesi di laurea, non perché avevano rubato come in Italia. Da Barkun. Accanto a lei a dibattere era una donna che si presentò con il velo e rivendicò la sua identità islamica e disse: noi abbiamo fatto una scommessa, quella di poter coniugare nel nostro mondo tradizione e modernità. Questa donna era Benazir Bhutto. Lei è stata assassinata da un integralista islamico in combutta con i servizi segreti pakistani, che insieme alla CIA erano stati quelli che avevano addestrato contro, perché allora il nemico del mio nemico era il mio amico, allora in Afghanistan c'era l'armata russa e quindi Osama Bin Laden andava bene. A me ha colpito molto il discorso di quella grande donna per due ragioni fondamentali. La prima è perché, guardate, il primo nemico degli integralisti sta dentro quel mondo islamico che è fatto di donne e di uomini che scommettono sulla possibilità appunto di coniugare tradizione e modernità.
questo ce lo dobbiamo ricordare nei confronti dei fautori nei loro salotti della guerra di civiltà, quello dell'armiamoci e partita, no? C'è la Libia, combattiamo l'ISIS in Libia, però poi c'è sta lo Yemen, andiamo a bombardare lo Yemen, andiamo dall'altra parte, una follia totale dei guerrafondai in pantofole. Però l'altra cosa che mi colpì, e questo è importante per il discorso che faceva Fulvio, è che lì ho capito che c'è una differenza sostanziale, non semantica, tra principi e modelli. Perché qual è stata la grande, straordinaria innovazione delle primavere arabe e di quei milioni di persone, di donne e di uomini, di ragazze e ragazzi, che non sono finiti, non erano degli spettri, non erano dei fantasmi, erano delle persone in carne ed ossa che continuano a vivere anche oggi, magari non nelle piazze perché sono militarizzate, ma certamente nella realtà virtuale dei social network, perché tu puoi chiudere i giornali, puoi chiudere le frontiere, puoi anche fare di Gaza una prigione a cielo aperto, però non puoi fermare questa realtà virtuale che poi diventa sostanziale. Quello che mi ha colpito era che a chi pensava che la globalizzazione fosse soltanto la globalizzazione dei mercati, queste persone contrapponevano la globalizzazione dei diritti. Guardate, questa è veramente la rottura culturale rivoluzionaria che non si può, da cui non si può tornare indietro. Per questo queste primavere non sono cancellabili, perché quella la rottura è avvenuta la prima parola d'ordine dei ragazzi che avevano fatto la rivoluzione dei gelsomini in Tunisia non era quella via Ben Ali, ma abbiamo vinto la paura. Abbiamo sconfitto la paura, questo è l'elemento di rottura che non può essere più recuperata riportando le lancette indietro nel tempo. E qual è la differenza sostanziale che queste rivoluzioni, perché io le chiamo così, rivoluzioni non rivolte, ha portato? È quello di dire ci sono dei principi universali, l'eguaglianza tra uomo e donna, la libertà vera dell'informazione, il pluralismo identitario, culturale, politico, eccetera. Quindi sono principi universali, ma quello che questa moltitudine non ha mai accettato era tradurre quei principi in modelli. Benazir Bhutto, io vi ho fatto l'esempio di Benazir Bhutto perché era straordinaria in sé, ma perché io, donna musulmana, devo pensare che il modello che devo importare dall'Occidente è quello che mercifica ad esempio le donne nel mondo occidentale? Ma perché pensate che la liberazione per quelle donne fosse il modello delle veline, del modello delle olgettine, che qualcuno ha anche teorizzato che la prostituzione era un elemento di emancipazione delle donne, che quello era anche un atto di libertà? Ecco, io non credo che alle ragazze di Piazza Tahrir noi potevamo ammansire questa stupidaggine, questa idea per cui voi siete libere ed emancipate se voi assumete il modello di comportamento occidentale. Ma questo vale anche sul modello di sviluppo e via e via e via dicendo. Ecco, guardate, questa è l'altra rottura fondamentale che in quel mondo si è sviluppata. E quindi io chiudo dicendo che cosa? Che l'Europa, oltre che a farsi una severa, vera autocritica per la sua miopia, per la sua rozzezza, deve anche interrogarsi sul fatto che tu riconquisti credibilità e capacità di appassionare e di attrazione se tu rinnovi il tuo pensiero, i tuoi principi e i tuoi modelli. Perché se no non ti spieghi l'esperienza e il fenomeno dei foreign fighters. I foreign fighters non è Jihadi John, il decapitatore, diciamo così, che però faceva il broker oltre che lo spacciatore, diciamo così, in Inghilterra. E non ti spieghi perché
tanti, guardate, molti più di quei 2 o 3 mila che già sono tanti, che si sono arruolati nell'ISIS o nel fronte al-Nusra, che non hanno niente a che vedere con il modello dell'islamico di seconda o terza generazione che vive nelle periferie, nelle banlieue francesi di Parigi, di Marsiglia, ma che però comunque un rapporto con la storia, magari attraverso i loro padri o i padri dei loro padri hanno col mondo islamico. Questi non c'entrano niente, non c'entrano niente con quella. Cosa è stata la capacità di attrazione? È avere un'identità. Questo è il punto. Io l'ho provato a raccontare e a scrivere sul Left, sull'Huffington, eccetera. Guardate che questa generazione è quella che, se fosse stata proiettata negli anni della mia gioventù, era quelli che pensava ad una rivoluzione globale, quelli che magari pensavano che potevano essere utili al mondo abbracciando per esempio la rivoluzione sandinista, per non pensare alla RAF in Germania, per non pensare alle Brigate Rosse, cioè l'idea che tu devi avere uno scopo nella vita che sia assoluto. Questi non hanno niente a che, questi se gli chiedi ma mi puoi recitare un versetto della Shura, non lo sanno, non sanno manco neanche l'arabo, tant'è vero che parlavano in inglese, in francese, eccetera, però sono stati attratti da questa idea per cui la vita non è soltanto una mercificazione del proprio corpo o della propria vita o anche della propria morte, ha bisogno di essere sacrificata per un bene superiore. Allora, lungi da noi da una visione totalizzante della vita, ma la vita deve anche avere una ragione d'essere che non può essere legata semplicemente a io sono se ho soldi da spendere e io sono se ho l'ultimo cellulare del Galaxy o piuttosto dell'iPhone 6 Plus, eccetera. Guardate, questa è una cosa fondamentale, cioè avere da parte dell'Europa è vecchia da questo punto di vista, è fossilizzata, è anziana non soltanto perché è anziana la sua popolazione, ma perché non sa guardare al proprio futuro, non sa ripensare un pensiero forte. Noi siamo legati a un pensiero unico, che è qualcosa di diverso di un pensiero forte, che è forte se si sa confrontare alla pari con gli altri pensieri. Sono stato troppo lungo per dire, tornando poi a questo libro che, grazie a Rossana, io ho cercato di fare, non è un instant book. Guardate, il peggio di questo paese è dato dalla genia dei tuttologi, cioè quelli che un giorno parlano di Islam e il giorno prima hanno parlato della riforma elettorale e il giorno dopo pensano che possono parlare di tutto perché sanno di niente, al massimo hanno letto la quarta di copertina. Uno ha cercato di capire come anche le tragedie del presente hanno una storia nel passato e, come diceva un grande premio Nobel per la pace, senza memoria non c'è futuro. Ecco, io credo che noi stiamo smarrendo questa memoria di cui parlava Fulvio prima. Noi non nasciamo oggi, c'è dietro di noi un pensiero che ha provocato tante tragedie. Quello che io reputo insopportabile da parte nostra è quello che noi apriamo e chiudiamo storie. Cioè, le primavere arabe sono del 2011. E noi, Donatella, 4 anni dopo volevamo che questi popoli che si erano riusciti a liberare di dittature, di gerontocrazie, da sempre al potere, si chiamassero Mubarak, si chiamassero Assad, si chiamassero Gheddafi, si chiamassero Ben Ali, in 4 anni dovevano aver compiuto tutto, avrebbero dovuto gramscianamente distruggere e ricostruire in 4 anni, non ci sono riusciti, quindi le loro primavere hanno fallito. Noi ci abbiamo messo secoli per potersi liberare dall'inquisizione, per la rivoluzione dei lumi. Pensate se qualcuno ci avesse detto dopo 4 anni vabbè, ma insomma avete fallito, no? Voi non siete stati capaci di fare queste cose. Ecco, io quello che vi dico è: non chiudiamo e non riapriamo facilmente i capitoli. Noi non siamo politici, neanche Obama, oggi dire se fosse venuto a noi, vabbè, ma che risposta dai a queste cose? Io credo che serate come queste
possono essere utili ed essere un'ecologia della mente se vi pongo, se vi fanno porre delle domande, non se abbiamo delle risposte, ma se usciamo da qui ponendoci delle domande. E forse l'unica risposta che noi possiamo dare è che non abbiamo la verità assoluta, non abbiamo, diciamo così, una ricetta, ma che, voglio dire, interrogarsi su qualcosa che va al di là dei nostri confini è davvero sentirsi cittadini del mondo. Essere cittadini del mondo io credo che sia la più bella cosa che oggi può capitare a ognuno di noi. Grazie Umberto. Non lo so, se Fulvio vuole dire qualche altra cosa o comunque altre delle domande adesso che abbiamo due studiosi, appunto, come dicevo prima. Io, se posso, mi è venuta una cosa dal tuo discorso, quando dicevi dell'Europa che è stata assente, no? Cioè, rispetto anche al Medio Oriente, a me mi verrebbe da dire che la sinistra, ti sei forse dimenticato di dire la parola sinistra, che maggior ragione doveva, diciamo, prendere di petto questo movimento, questa ondata che veniva dal Medio Oriente. Io mi ricordo nel 2011 sul Left ce lo chiedevamo molto, perché nel 2011, la primavera, all'inizio del 2011, era anche un anno in cui in Italia si stava muovendo qualcosa. Ricordo, se non ora quando, a febbraio, ricordo la stagione dei sindaci arancioni, che adesso insomma sono più o meno... E mi ricordo che noi scrivevamo, cioè, perché Bersani, perché il PD non risponde, non prende al balzo anche questa richiesta d'aiuto che veniva dal Mediterraneo. Cioè, quella sarebbe stata un'occasione, secondo me, molto importante per dare una connotazione anche interna alla lotta della sinistra. Insomma, questi sono sbagli, sono assenze che si pagano. Per questo dicevo prima, se l'Europa, in questo caso io parlo di sinistra, riesce a vedere questo movimento che è al di là, a poche miglia dalle nostre coste, e riesce a dare le risposte, forse serve anche a noi, serve anche come risposta interna a attacchi come quelli della Lega, della destra, che saranno sempre più forti, perché Salvini di questo si nutre. Quindi, cioè, bisogna riflettere anche, e quindi l'informazione, secondo me, deve anche diciamo, approfondire proprio queste assenze e diciamo proporre anche alla classe politica, a questa sinistra che chissà domani comunque, a questo ideale che alcuni hanno, e sul Left questo c'è, perché anche da lì si comincia, cioè sono risposte esterne che servono anche all'interno. Ok. È tanto vero questo che, vabbè, quello che non è sopportabile, Fulvio, è la retorica della doppia morale, no? Cioè, questo è insopportabile. Se c'è una cosa che è insopportabile alla sinistra è la doppia morale, cioè quella che ti danno, diciamo così, la lezione di etica e poi fanno esattamente l'opposto. Quindi non c'è soltanto un pensiero unico, anche c'è una pratica unica. E poi c'è anche, come dire, l'insopportabile doppiezza della realpolitik. Cioè, questo, ecco, mi devo dire un'immagine che mi ha colpito: la manifestazione subito dopo l'attentato di Charlie Hebdo, no? Cioè, a me quello che quello che mi è risultato insopportabile era la prima fila di quelli che marciavano lì. Insomma, la prima fila facevano anche, no? Oh, spostate, che ci devono essere. Cioè, voi
quando tornate a casa, se ci avete, come tutti ci abbiamo, anche se non siamo tutti tecnologia al massimo, prendete Google, fate una, prendete l'immagine manifestazione di Place della Repubblica, vedete la prima fila. Cioè in prima fila c'erano primi ministri, capi di Stato, per una manifestazione che era in difesa della libertà di informazione. C'erano ministri delle repubbliche asiatiche, dove il minimo che ti capita se sei un blog alla Fulvio, t'ammazzano. C'era Erdogan che aveva chiuso giornali, c'era Netanyahu che non ne parliamo. Cioè, vi rendete conto? La manifestazione che doveva essere... cioè quelli erano... per dire l'ipocrisia che miete queste persone. Purtroppo alcuni di quei capi di governo erano capi di governo tra virgolette di sinistra, perché anche qui rispetto a questi mondi ci dobbiamo interrogare su che cosa è sinistra. Io mi sono chiesto ad esempio, ma perché non c'erano manifestazioni? Non per caricare il Movimento per la Pace di tutto, perché poi è insopportabile, cioè chi organizza la marcia per Luigi Assisi sono benemeriti rispetto alla sinistra, ma io mi ricordo, io sono cresciuto quando ero giovane, le relazioni al Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano iniziavano sempre dalla politica estera. Era retorica questa? No, perché tu comunque anche alla persona più umile che magari leggeva i resoconti del Comitato Centrale sull'Unità, cioè ti impara, cioè voglio dire, anche alla persona che ha imparato a leggere sui giornali di sinistra, pensate al film di Tornatore, no? Baria, cioè il sindacalista analfabeta che impara a leggere, a capire il mondo attraverso la lettura di del giornale. Iniziano sempre perché tu devi sempre avere in testa l'idea che tu sei parte di qualcosa di più ampio, di più grande. Allora si chiamava internazionalismo, adesso chiamiamolo in un altro modo, ma che comunque c'è sempre di capire come nel tuo piccolo, anche qui a Latina, tu sei cittadino del mondo, ma anche perché i problemi che tu vivi hanno comunque un legame con quello che avviene lì, perché ha ragione Donatella, se consideri la parte sud del Mediterraneo come popolato, infestato, no, da persone che ti vengono a rubare il lavoro... Ma che cosa vuoi pensare te di quando poi li vedi magari qui che vendono delle cose eccetera, che ti ruba il lavoro, quando poi vai a sapere che molti lavori in Italia gli italiani non li fanno più. Qual è stato il grande fallimento dei ma qualcuno di voi si è ricordato che è finito da qualche almeno un mese, quant'è il semestre di presidenza europea dell'Italia? Cioè, ma qual è il bilancio che abbiamo fatto? Abbiamo messo Federica Mogherini in un ruolo che non conta assolutamente nulla, ma non poverina perché lei non è brava, ma perché se c'è una cosa che gli stati-nazione non ti cederanno mai è la politica estera o di difesa, perché magari devono vendere i MIG come i francesi, no? Cioè i francesi che dovevano fare le sanzioni ai russi, però poi vendevano le loro navi di guerra a Putin. Ma lasciamo stare, ed è Hollande il presidente, poi se spieghi perché la Le Pen. Ma quello che voglio dire è che noi dobbiamo, ecco, recuperare una dimensione che è quella che allora era la forza di quel mondo, cioè una visione veramente globale dove la concretezza e l'idealità si tengano insieme. Questa è, perché vedete, l'idealità senza concretezza sono chiacchiere distintivo, avrebbe detto qualcuno, ma la concretezza senza idealità è pragmatismo allo stato puro. Allora chi sono i nostri veri diplomatici? Sono per esempio i volontari, nessuno ne parla, ma sono i volontari della cooperazione, sono i medici di Medici Senza Frontiere oppure Emergency di Gino Strada. Questi sono i veri diplomatici, quelli che vanno in una situazione drammatica e dimostra il vero volto bello dell'Italia è questa, idealità, perché se tu non hai quegli ideali non ci vai in quei posti, e concretezza, perché non vai a portare chiacchiere, vai a fare il medico, vai a insegnargli come si coltiva la terra, eccetera, eccetera. Questa è la nostra storia, e a me quello che mi ha fatto diciamo, veramente incazzare di questo paese, adesso io non so se Vanessa e Greta... Lasciamo stare,
ma quello che si è detto di queste due ragazze, cioè noi abbiamo scoperto addirittura quella sera, come è possibile che era stata una, diciamo così, una prigioniera, perché magari non era diciamo così uno scheletro, e magari c'aveva pure la storia d'amore e di sesso con il suo. Così noi abbiamo trattato queste due persone, cioè noi abbiamo riscoperto la solidarietà, la cooperazione eccetera, perché abbiamo trattato quelle due ragazze come due puttane. Questo è il nostro paese, noi ci dobbiamo vergognare, e quindi se noi attraverso l'EFT, attraverso l'IP, riuscissimo a parlare di più di queste storie, di persone che ci hanno rimesso la pelle, ecco, io credo che noi daremmo dell'Italia un volto nobile nel mondo, e non vergognarci di persone politiche che parlano di questa gente trattandole come delle prostitute. Bene, allora una domanda, Isha. Insomma, più che una domanda era una riflessione. Qui a Latina questa è una provincia in cui c'è la comunità indiana più numerosa della nazione. Io come cronista ho seguito per molto tempo e ho imparato sulla mia pelle, sbattendoci proprio, come attraverso le storie di loro uno poteva approfondire la conoscenza, perché non è da tutti poter, come dire, interessarsi degli esteri, anche se questo era una modalità. Io però, diciamo, a parte l'esperienza, volevo capire una cosa, anche un pochino riagganciandomi al discorso che ha fatto Fulvio. Il linguaggio con cui noi, che siamo praticamente le persone che raccontiamo, no? E quindi passiamo agli altri. Il linguaggio è una cosa importantissima, è una cosa fondamentale su cui molto spesso non si riflette. Noi abbiamo uno strumento che mi sembra la Carta di Roma, è uno strumento, un codice deontologico nostro di giornalisti, che dovrebbe in qualche modo aiutarci a lavorare meglio su questo settore. Però io credo che al di là delle carte e di quello che possono essere i codici comportamentali, per riuscire ad utilizzare un linguaggio, come devo dire, consono, un linguaggio che sia veramente, cioè al di là del fatto di chiamare uno clandestino o extracomunitario, serve qualche altra cosa. Tu hai fatto un accenno al giornalismo narrativo, allora volevo capire pochino qual è la tua esperienza, perché io penso che poi è importante sì interrogarsi sulla questione della sinistra, di quanto si è impegnata, quanto non si è impegnata, però forse un discorso più a fondo sarebbe più secondo me importante, sarebbe anche quello del linguaggio con cui noi trasportiamo, perché se io ho delle, come devo dire, resistenze nel parlare di questo, cioè, automaticamente lo trasmetto. Allora volevo capire da te un pochino come hai superato questo discorso. Questo non si può superare, anche perché noi siamo prigionieri del tempo, cioè per fare delle inchieste, per fare quel tipo di giornalismo tu hai bisogno di tempo. Io ricordo, sono stato a Ferrara, per poi dire quanto la politica estera può essere interessata, al Festival Internazionale, c'erano decine di migliaia di giovani che facevano la fila per poter seguire un dibattito dove non c'era la star, e c'era per esempio un grandissimo scrittore sudamericano. Voi sapete che in Sud America per esempio il calcio è una cosa che non scrivono dei pezzenti, grandi scrittori sudamericani da Galeano, Osvaldo Sabbia eccetera, hanno scritto tutti i calci. Pensate, questo qui ha messo 11 mesi di tempo, 11 mesi per raccontare la storia di Lionel Messi. Tu pensa, su Messi tutti pensi di sapere tutto, questo ci ha messo 11 mesi, è andato lì dove era nato, ha tirato fuori dei particolari straordinari, perché il giornalismo narrativo è quello che dicevi te, è il particolare, quello che tu praticamente ti sfugge nell'apparenza, ma poi diventa il centro, diciamo, di un racconto anche su persone
di cui tu pensi che si sappia tutto. 11 mesi ci ha messo per scrivere un grande racconto su questa persona che tu dici, ma della Pulce sappiamo tutti, ecco, per non parlare sempre soltanto dei politici. Però vedi qual è il problema? Il problema è quello, cioè noi dobbiamo essere i difensori non solo di un linguaggio non autoreferenziale, quello che viene fatto per parlare agli addetti ai lavori, no? Ma di avere l'umiltà della semplicità. Cioè la persona colta è la persona semplice. Oggi credo è il centenario, a proposito di un grande personaggio, diciamo così, che è nato da queste parti, Pietro Ingrao, compie 100 anni. Ma voi, a me colpiva di Ingrao una cosa straordinaria, la semplicità del suo linguaggio. E guardate, la persona può essere semplice solo la persona che sa le cose. La persona che non sa le cose le deve complicare, perché deve dimostrare, deve costruire una cortina fumogena, no? Le persone più colte sono le persone più semplici nel loro linguaggio. Noi dobbiamo essere difensori di questa semplicità, ma anche della profondità. A chi ci dice che oggi è il tempo della velocità, noi dobbiamo contrapporre il tempo della profondità. Per questo difendere un giornale non vuol dire difendere un giornale che ti dà una notizia che è già bruciata nel momento stesso in cui un fatto avviene. Ma chi si compra un giornale per sapere quello che già nel momento reale è avvenuto, magari neanche più con i siti, ma attraverso i blog o attraverso YouTube, eccetera? Io non ho fatto questo dibattito con il responsabile comunicazione del PD, che era un blog che vantava una cosa straordinaria che a me spaventava, cioè il concetto fondamentale che era quella della deintermediazione, cioè sostanzialmente spiegava che il problema è quello che il giornalista non serviva più, anzi era pure dannoso, perché in qualche modo ti fritardava il rapporto diretto tra il leader e il popolo, e il rapporto diretto ti dà dal tweet. No, allora io faccio subito, cioè immediatamente, oppure faccio l'hashtag. Ormai se tu non vuoi essere considerato un Jurassic, devi avere l'hashtag. Quindi perché devo avere un giornalista che è solo un rompipalle, che mi ritarda i tempi e non mi permette questo rapporto diretto? È terribile se pensate questa cosa qua, figlio. È Piazza Venezia, solo che è una piazza mediatica, e non è anche, perché non c'è neanche il problema di portarci la gente. E la domanda che io faccio a tutti noi è questa: ma oggi quella che viviamo è una società più informata di quella di 30 anni fa? Io credo di no. Guardate, non scambiate informazione con comunicazione, sono cose profondamente diverse. Noi oggi siamo bombardati dalle notizie, siamo bombardati. Il problema è chiederci e chiedervi: ma noi abbiamo più strumenti o meno strumenti di un tempo per decodificare questo tipo di bombardamento di comunicazioni? Cioè, una società più libera è una società più informata o una società più comunicata, tra virgolette? È buona la prima per me. Però per fare questo bisogna avere gli strumenti per muoversi in questa giungla della comunicazione veloce. L'EFTE ci cerca nel suo piccolo di farlo questo, di essere uno strumento di decodificazione della realtà. Nei libri la Sinodoro lo cerca di fare, ma noi siamo indifesi rispetto a questa cosa. Noi non ne sappiamo di più, abbiamo l'illusione di saperne di più, ma noi viviamo nell'epoca della velocità, e allora noi dovremmo essere i paladini del ritardo. Dobbiamo appenderci il nostro tempo per poter essere informati, e per poter essere informati c'è bisogno di tempo, pure per scrivere un articolo, perché altrimenti non fai che mettere sulla carta quello che è già in tempo reale, cioè veramente, come dire, la cultura del tempo, del riprendiamoci il nostro tempo è fondamentale. Anche perché, badate, per quanto riguarda la velocità non c'è più bisogno di noi giornalisti, non c'è più bisogno, perché ci sta, e questa è stata una grande straordinaria novità ad esempio delle rivoluzioni, ad esempio dell'onda verde iraniana, perché ci sono i cittadini giornalisti.
quando morì la ragazza dell'Onda Verde, non c'erano i giornalisti stranieri, Neda, non c'erano i giornalisti perché il regime l'aveva chiusa la piazza, non dava più, non c'era neanche Al Jazeera, non c'era niente. Perché noi abbiamo saputo dell'esistenza di quella ragazza? Perché c'erano quelli che andavano con i cellulari, quelli che poi mettevano immediatamente su Google, su YouTube, quei filmati. Erano diventati dei giornalisti cittadini e tu non puoi imprigionare milioni di persone, non puoi togliere a milioni di persone il loro cellulare. Quel tipo di attività è già coperta ed è coperta pure meglio perché hanno una sensibilità che i giornalisti non hanno, capiscono qual è la notizia e te la mettono subito sui social network. Ecco, noi dovremmo essere coloro che ti danno degli strumenti per decodificare quella realtà. C'è bisogno di tempo? Sì, perché per fare un'inchiesta, guardate, le inchieste sono quelli che voi avete visto sui film, come quello degli ultimi uomini del presidente, no? Quello sullo scandalo del Watergate. Noi li abbiamo visti sui film, perché tra l'altro non ci ricordo, perché c'erano Robert Redford e Dustin Hoffman, no? Che erano straordinari, bellissimi, giovani, ma quella è un'inchiesta. Voi non dovete scambiare l'inchiesta con i verbali e i mattinali delle procure. Cioè, adesso qualcuno di voi, diciamo così, mi lapiderà, ma il travaglismo, come il minzolinismo, non sono, diciamo così, la punta avanzata del giornalismo d'inchiesta. Perché a me, direbbe Mughini, io è aporro di fronte al fatto che ci sono giornalisti che firmano i verbali. Cioè firmano le cose che hanno fatto la procura, che poi magari c'hanno pure il grassetto, le intercettazioni telefoniche. Ci sono giornalisti che hanno fatto la loro fortuna perché sono stati presi come postini da questo o da quella procura. Ora, chiamatelo tutto quello meno che il giornalismo d'inchiesta. Ci sono pochi giornalisti d'inchiesta, io ne voglio, alcuni sono morti perché per fare l'inchiesta devi andare in questi posti. E poi sono stati uccisi, però per fortuna non ci sono tutti questi giorni. Io ve ne cito uno, proprio perché non c'entra niente con le cose. Gatti dell'Espresso, Fabrizio Gatti dell'Espresso, viva la faccia! Cioè gente che va, che si traveste da persone che sta a Lampedusa, dentro uno di questi centri, lì racconta questo. Questo è il giornalismo d'inchiesta, quello che ci vuole il tempo, che ci vuole il rischio, che deve farti menare e che poi scopri queste cose e che vuoi, se vuoi parlare dei nazi skin, ti devi intrufolare in quel mondo, devi fare la loro vita. Questo è giornalismo d'inchiesta. La firma degli articoli sui mattinali delle procure è altra cosa. E quindi noi ci dobbiamo recuperare questa dimensione. Il giornalismo d'inchiesta in questo paese non se ne fa più da tempo, perché i direttori non gliene frega niente, perché il giornalismo ormai oggi che cos'è? È mettere, diciamo, delle cose scritte intorno alle pubblicità. Ormai, voglio dire, gli esteri, no, il copia incolla, poi magari qualcuno te scopre, come è successo recentemente, che hanno scoperto, non faccio il nome, che magari anche il grande guru del giornalismo progressista magari si svegliava la mattina, leggeva il New York Times o qualche giornale e faceva la traduzione. Ma lasciamo stare, non diciamo il nome di questa persona, che ha scritto anche tanti libri di grande successo ed sta nei salotti mediatici. Allora, prendiamoci il nostro tempo, studiamo, perché magari capiamo qualcosa di più delle cose che poi ci avvengono intorno. No, niente, qualche curiosità più che altro, perché ovviamente sono cose grandi e vaste. Praticamente il confronto, no? A questo punto è quasi uno scontro tra due mondi, no? Il nostro, chiamiamolo occidentale, e loro, no? Sta provocando delle cose assurde. Però, vivendo o visitando quei posti, no? A me è capitato spesso di girare quei posti in particolare, non c'è nel confronto, nel rapporto con le persone, nessuna differenza. Capisce ovviamente le storie diverse, è ovvio questo, però non c'è nessuna difficoltà nel confronto e nel rapporto. Come per esempio ci sia qualche altra cosa
che impedisce che sto rapporto, che in qualche maniera porta alla crescita sia nostra che loro, perché anche loro hanno delle cose belle. Quindi bisogna cercare di capire, ovviamente comunicando, ovviamente creando delle situazioni che possono essere comunicate e in qualche maniera veicolate con la stampa o altri mezzi, per far capire chi è che impedisce con questo divenire che potrebbe essere quasi naturale, anche come vicinanza, diventi qualche cosa di interessante. Sembra, adesso così io non è che sono un esperto, però il discorso per esempio di Obama che dice dei paletti precisi, qua due stati e basta, sta storia che ha cominciato, io mi ricordo i palestinesi non sono stati mai religiosi, erano socialisti, erano automatici, quindi adesso diventa tutto questo integralismo, quindi, e non solo, poi vabbè, insomma poi la parte iraniana è diventata comunista, insomma tutto quel dramma lì. Quindi secondo me delle situazioni importanti, come quella di, magari non so adesso che sta facendo effettivamente Obama, però informare anche e capire l'ISIS da dove nasce. Sto scontro tra di loro, diciamo, si stanno scontrando tra di loro, ma che significa? Che nasce, io mi ricordo quando c'è stata l'Assad, che poi l'Assad era considerata l'esista al compagno, cioè non ce lo scordiamo, quindi Assad che praticamente inizia il casino lì. E vanno i libanesi che sono sciiti, vanno a combattere e poi questa cosa non sono più sciiti, sono diventati sunniti. Io non ci ho mai capito niente con questa storia, sto che cos'è, non lo so. Quindi era un po' questa una riflessione su queste cose così, che molto semplice, però in realtà danno poi l'idea, perché poi lì si è bloccato tutto lì, perché noi se non ci avessimo queste cose qui, il problema loro non ci dovrebbero essere nessun problema, nel senso dove lì visti questi posti, sai benissimo, nel senso che vedete delle cose, anzi anche delle cose interessanti, e non c'era neanche questo integralismo loro nei nostri confronti, assolutamente è molto aperta, nelle società che c'è stata la multicultura anche religiosa fantastica, io sono stato dei posti che quelli quel velo così dicevano, che avete questa non la guarda, invece te guardano proprio, guardate, cioè nel senso che voglio dire, quindi tutta questa storia l'abbiamo creata anche noi in qualche maniera, no? Quindi la nostra cultura, le nostre cose, anche la nostra religione, quindi era un po' questa riflessione qui, rispondo a lui, no? No, pensavo no, dicessi. No, lui dico che. Esempio, vabbè, questa è la mia domanda. Il pensiero è fondamentale. Cioè io tra l'altro penso che sarebbe cosa buona e utile se magari il testo, diciamo, che di Fulvio potesse essere in qualche modo messo in circolazione, perché davvero ci sono degli elementi di proprio sul monoteismo, sulla nascita del pensiero assoluto religioso straordinario. Secondo me dovremmo cercarlo, di soprattutto per i giovani nelle scuole, qui per esempio fate moltissimo nelle scuole, e sarebbe fondamentale riuscire veramente a fare questa cosa. Se magari, ecco, se posso dare un consiglio, magari mettere anche sotto una, perché questo è utile, magari anche negli articoli dei, per esempio di Left o altre cose, mettere anche una bibliografia, perché sarebbe interessante per chi vuole approfondire sapere anche, no, un percorso di lettura che, no, che tu ti potresti recuperare. Dopodiché hai perfettamente ragione, tu parlavi di alcune società, la società palestinese è la società più pluralista che c'è, e Hamas non ha vinto, io ero lì nel 2006 quando ci furono le elezioni, non vinse perché tutto il popolo palestinese si scoprì jihadista, semplicemente perché gli altri rubavano, perché la nomenclatura che aveva messo Arafat rubava, mandava i figli a studiare a Londra, mentre Hamas faceva anche nella formazione delle liste, potremmo dire con termini italiani, faceva le primarie, mentre quelli pigliavano, come dire, quelli dei figli dei capi tribù piuttosto che della nomenclatura alta, da cui facevano la selezione al basso. Guardate, noi non capiamo assolutamente niente, cioè noi mettiamo tutto nello stesso calderone, per cui fondamentalista è uguale integralista, integralista è uguale al jihadista, jihadista è uguale al qaedista, è una cretinata. Per esempio, se tu vuoi capire perché Hamas in Palestina, Hezbollah in Libano e i fratelli musulmani in Egitto erano quello che erano, cioè una parte del popolo, tu non devi pensare al braccio armato. I migliori ospedali a Beirut sono l'ospedale di Hezbollah, sembra di stare in America. Se tu vai per esempio in Palestina e andavi da quella gente di Gaza a dire ma l'assistenza, no?
cioè le società caritatevoli, il welfare islamico, ma è welfare, non islamico, welfare, cioè da chi veniva? Veniva da questi. Se tu andavi, i fratelli musulmani erano quelli che lì dove c'era lo Stato, cioè non so se qualcuno di voi è stato al Cairo, il Cairo c'è, cioè, per esempio questo cimitero dei vivi, cioè che sono milioni di persone che vivono nelle tombe, vicino ai morti, lì che addirittura a un certo punto, quando veniva giù una volta piogge torrenziali, caddero montagne di rifiuti, ammazzarono non so quante persone, chi arrivò con le coperte lì? Lo Stato? Lo Stato ti cerca solo se ti devi essere soldato. Arrivarono i fratelli musulmani e la gente votò i fratelli musulmani per questo, non perché erano diciamo più cattivi contro questo, con Israele e altri. Cioè, quindi noi dobbiamo sapere che questa è una società verso cui, invece di mettere l'embargo a Gaza, noi l'avremmo dovuti favorire anche un'esperienza di governo. Ma guardate, non fosse altro per dire: avete fallito, avete perso, me ne dovete andare, invece di farli sembrare dei martiri, dei martiri. Il fatto, ecco, si diceva prima con Fulvio l'esperienza tunisina, ma guardate che se l'esperienza di Tunisi, della Tunisia oggi, è ancora l'unica esperienza, non l'unica, ma l'esperienza più avanzata, diciamo, di quelle primavere, è anche perché c'è stato un partito islamico, il partito Ennahda, che a un certo punto ha capito che non poteva fare l'assopigliatutto come hanno tentato di fare pagando i fratelli musulmani con la presidenza Morsi, hanno votato poco fa, la destra è tornata a vincere di nuovo. Perché Netanyahu ha saputo interpretare la psicologia di una nazione che si vive nella stragrande maggioranza, Israele non è, qui ne vendono i libri di Oz, di Joshua Grossman, purtroppo Israele è una minoranza quella, con la psicologia di una nazione che si vive in trincea, che pensa che da un lato che tutto il mondo che la circonda è ostile e dall'altra, come diceva giustamente Fulvio, perché è l'idea del popolo eletto, di un'idea messianica di te stesso. E qual è la cosa che fa paura a queste persone? E questo, guardate, che è anche il collante che li tiene insieme, cioè l'idea che c'è una minaccia per cui tu ti devi ricompattare, la paura della normalità. Io credo che la mia unica speranza in quei mondi è, a questo punto, è quello della stanchezza. E cioè che arriva un certo punto nella vita dei popoli in cui uno si stanca. Io questo l'ho vissuto, per esempio, a Sarajevo. Insomma, a un certo punto la gente non ce la fa più a vedere i propri figli arruolate nelle milizie oppure sparati dai cecchini. A un certo punto capisci che non sei della religione, come dire, più importante, che non hai la verità assoluta. Vuoi farti una passeggiata, vuoi andare al cinema con la tua ragazza, vuoi andarti a prendere una birra, cioè vuoi fare tutti i piccoli gesti che sono i veri gesti rivoluzionari, e sei stanco di doverti abbeverare nella fonte di chi dice tu hai una missione da compiere. Cioè noi in quel mondo torneremo ad essere, non dico felici, neanche soddisfatti, però insomma più tranquilli, se in qualche modo questa noiosa, ma viva Dio, salvifica normalità ci riprenderà. Perché quello che noi dobbiamo pensare è che tutti quelli che ti dicono c'è una verità con la V maiuscola, una missione con la M maiuscola, e tu sei lo strumento che deve portarla avanti, noi dobbiamo avere timore e scacciare da noi queste persone. Abbiamo finito, abbiamo più tempo. Bene, io aggiungerei anche con più conoscenza. Brava. Con più conoscenza. Brava. Forse ce la facciamo. Grazie. Quelli che hanno fatto carriera sono questi, cioè adesso poverino, ma davanti,